sapete che cosa sembra questo delirio? Sembra un po' quelle situazioni a casa nostra, tipo quando una squadra vince lo scudetto. C'è solo una piccolissima, leggera differenza, che qua è così tutti i giorni. Amici, buongiorno e bentrovati in questo giorno 9 di questa spedizione, perché ormai siamo vestiti come se dovessimo andare, non so, al campo base dell'Everest, che tra l'altro non è molto lontano da qua. Sono le 6:30, siamo abbastanza riposati perché ieri siamo andati a dormire prima di quando vanno a dormire nelle case di riposo. Tipo, che ore saranno state? Alle 7:30. Anche le sciure si svegliano di prima mattina, Tutto umido qua. Guardate qua, questa è la situa. Che più o meno è quello che avviene anche alle nostre mani quando ce le laviamo arrivando a destinazione. Stasera magari ve lo faccio vedere, so che vi interessa. Guarda che roba. Questa mattina è la giornata più sbattimento da quando siamo partiti, perché dobbiamo percorrere 400 km tondi tondi in un tempo di 7 ore e 39 minuti. Alla fine della giornata Alboreto will be nothing. E quindi pochissime pause, strada più breve, la pipì ce la teniamo, ci si ferma solo per far benzina e per il resto si stecca, perché dobbiamo arrivare prima che faccia buio. Voi direte, se sono le 6:30 e arrivi tra 7:30, arrivi più o meno alle 2 del pomeriggio e rotti. E no, dovete considerare la pausa pranzo, il camion ribaltato, le mucche in mezzo alla strada, il traffico indiano. Ragazzi, non avete idea. No, scusate, forse non ho detto l'informazione più importante. Destinazione di oggi, la città di Varanasi. Ma quante mucche ci sono! Il buio oltre la mucca. Comunque questa cosa che le mucche qua possono starsene bellamente dove gli pare, la trovo veramente... Come la trovi, Franci? Ti sembra straordinario, Franci? Sembra straordinario, sì. Oggi comunque siamo messi così. Bene, ma non benissimo. La mattina presto, e in generale anche durante tutto l'arco della giornata, il posto peggiore dove stare sul tuk-tuk è quello di dietro, perché prendi un freddo della Madonna. Almeno quello davanti è un briciolo riparato. Ma noi abbiamo la nostra fantastica copertina viola e non temiamo nulla. Momento benzina. Vedete il fumetto? La cosa che mi ansia è che dobbiamo ancora salire e tutti i vestiti che abbiamo a disposizione ce li abbiamo già addosso. E quindi sì, presto puzzeremo. No, non è che puzzeremo, è che non abbiamo più roba pesante da metterci. E oltretutto puzzeremo. No! Era un aggravante. Scatta il momento chai latte della mattina. Raga, ma vi abbiamo fatto fare un tour come si deve di questo tuk-tuk? Per gli appassionati di motori, ecco a voi in tutto il suo splendore il nostro tuk-tuk targato Italia. Anzi, in realtà è targato Kerala, che è lo stato di provenienza del sud dell'India. Al suo interno, come potete vedere, questa è la panoramica della cloche. Conta chilometri, cosa che segnala quando dobbiamo fare la benzina. Acceleratore con clacson, luci, tergicristalli. Di qua abbiamo frecce, abbaglianti e posizioni. L'unico pedale esistente è quello del freno. Porta acqua, finora mai usato. Casse stereo, finora mai usate. Unico tergicristallo esistente in tutto il tuk-tuk. Questa è una luce che non funziona. Altro portacqua messo da noi. Portapacchi in dotazione, ma che ci hanno sconsigliato di usare perché questo tuk-tuk non regge una minchia. E direi basta, raga. I vostri bagagli li potete stipare qua dietro. Qui sotto questo sedile, che non vi apro perché è chiuso col lucchetto, c'è un vano dove c'è la ruota di scorta e altre amenità. La cosa buffa che abbiamo notato è che gli indiani si fermano a guardare il nostro tuk-tuk, non solo perché è colorato, è blu, è diverso dai loro, eccetera eccetera, ma anche perché credo sia un po' un ultimo modello, no? Ah, wow, ma qua siete al calduccio, figata. Un po' come quando il vostro amico compra la macchina nuova e tutti quanti si fermano a guardarla, no? E quindi secondo me loro guardano il nostro tuk-tuk perché potrebbe essere qualcosa a cui loro potrebbero ambire. Chai lattino davanti al fuoco e sei in pole position. Mentre beviamo il nostro chai latte, che è la cosa più figa che ci è successa oggi. Che ci è successa oggi. Vi ricordiamo che esistono due regole nella Rishoran. La prima è arrivare sani e salvi a Shillong. E su questo non abbiamo ancora certezze. Seconda regola è che si corre per beneficenza. Noi abbiamo scelto di supportare Azione contro la fame. Abbiamo già incominciato a raccogliere un po' di soldi con le storie Instagram. Con i video su YouTube stiamo continuando la raccolta, perché l'obiettivo è raggiungere i 30.000 euro. Ma siccome giustamente voi direte, vabbè, ma
vaccinazione contro la fame in India, ma io che ne so di quello che succede in India. Ed è proprio per questo che io e Franci siamo andati a Mumbai qualche giorno prima di venire qui, a visitare la slum di Govandi, una delle più grandi dell'India, e a vedere le attività che Azione contro la fame svolge per aiutare le persone nel posto. Terza visita, ragazzi, stiamo entrando in un'altra casa, se così la possiamo chiamare. Qui lo spazio è un po' di più, tutte le famiglie hanno sempre una media di almeno 3-4 bambini. Come non detto, ho detto che era la stanza più grande, ma perché qua vivono in 25. Tra questa stanza e un'altra stanza o sopra o di fianco che non ho capito, perché sono più famiglie, ci sono anche posti dove le famiglie condividono le stanze. Non capisco. Bye bye. Bye bye. Ragazzi, sono in tantissimi, ogni volta che entriamo in una stanza è super affollata. Ciao. Anche sopra è tutto pieno di altre case, altre stanze, dove vivono non so quante persone e soprattutto non so quanti bambini. Vai! Questa deve essere la campanella di qualche scuola. Sì, qualcosa mi dice che questa è una scolaresca. Inutile dirvi che qui dovete guardare anche bene dove mettete i piedi. Vi lasciamo il link in descrizione. Dateci una mano a raggiungere l'obiettivo di 30.000 euro. Perché? Perché noi siamo nati nella parte più fortunata del mondo e non abbiamo avuto nessun merito in tutto ciò. È stato puro culo. Quindi secondo me qualche eurino si può mettere su questa causa. Franci, di dietro tutto ok? Fa freddissimo qui dietro, c'è l'aria! Ah, invece qua davanti, comfort a manetta. Seconda pausa c'hai. Franci, stavi dicendo qualcosa a proposito delle condizioni di igiene? Sono una cosa che voi umani... Poi alla fine, Franci, dobbiamo prendere un chai, eh. Non è che dobbiamo prendere un filetto alla Wellington. Invece a me questa situazione hardcore mi piace molto, devo dire. Certo, poi quando passerò la giornata sulla tazza del cesso potrò essere un po' più in disaccordo, però per il momento mi sto divertendo. Quanto mi piacciono, raga, i loro camion super decorati, che potrebbero sembrarvi anche un po' yakamatarri, ma in realtà sono bellissimi. Tra l'altro si sono tutti pimpati il clacson. Quando suonano clacson ti spettinano, tipo mi parte proprio un timpano, però hanno anche tutti dei suoni in linea con queste decorazioni. Selfone del mattino e si riparte. Patatina, la più chimica di tutte, mi raccomando, eh. Occhio che quella è portante, mi sa che viene giù tutta la struttura. Che gusto l'hai preso? Boh, ignoto. Crunch e testi. E abbiamo preso anche pasta! Come io ho già detto altre volte, sto seguendo questa dieta a base di patatine che sta dando dei risultati interessanti. Sa, dammene una, va. Quanto costa un pacchetto di patatine? A parte che adesso lo fai volare per terra. Lo apro io, Gianni. No, no, non si fa così. Ma quindi un bambino come fa se vuole mangiare le patatine? Chiede a Franci. Sono delle penne rigate. Ci stanno? Stanno di casa. Non è vero. Quasi arrivati a Varanasi. Franci oggi ha fatto il miglior tempo sul giro. Great lap, Franci. Ok, you're on P3. P3 right now, Franci. Great lap. Ok, pit stop. Pausettina pranzo, ma veloci perché oggi abbiamo poco tempo, in questo ristorante per famiglie dello zio Bo, versione indiana. Franci sta facendo un po' di storie Instagram, abbiamo ordinato due cose con l'aiuto del traduttore di Google, versione foto, però siamo sempre caduti bene, perché mai dovrebbe succedere qualcosa di brutto, dico io. Come al solito, ci immaginavamo una cosa, ne è arrivata un'altra, ma è questo il bello di questa vacanza. Sembra molto simile a quanto abbiamo mangiato ieri sera a cena. E secondo me è talmente simile che è proprio quello. La salsina trattasi di? Roba chimica. Piccantusa. Invece questo qua è buono. L'altra cosa simpatica è che abbiamo ordinato un naan all'aglio, ma dentro ci saranno tipo inseriti, non lo so, una decina di spicchi d'aglio. E noi ce li mangiamo. Trovato da dormire a Varanasi? Sì, ho trovato un posticino carino a 10 euro. Ma l'obiettivo è riuscire ad arrivare a Varanasi. One of these. Biscottino per me. How much? No, how much? 5, ok. Si può fa? Back on track. Vediamo per la prima volta il Gange dall'autostrada, rumoroso, casinaro, ma l'India è casino, rumore, non è un viaggio rilassante, però è una figata pazzesca.
siamo quasi. Siamo arrivati a Varanasi. La mezz'ora di traffico cittadino vale molto, ma molto di più delle 8 ore di traffico in autostrada da stamattina. Se riuscite a guidare in queste città, tornate a casa vostra in Italia, che potete guidare le astronavi. Veramente, non scherzo. Voglio la medaglia al valore per la guida in mezzo al traffico quando torno a casa. Che delirio, ragazzi. Non so da dove cominciare nel raccontarvi il delirio di Varanasi. Adesso stiamo andando a piedi con tutti i bagagli addosso, perché in pratica Varanasi, se non ci siete mai stati, il centro cittadino è incredibilmente incasinato. Voi direte: ma come tutta l'India? No, di più. Qui ci sono un sacco di viuzze interne dove potete passare solo a piedi, o al massimo ci passa uno scooter o una bici, sicuramente non un tuk-tuk. Secondo voi noi cosa abbiamo provato a fare? E Google Maps dove ha provato a mandarci? Esattamente nei vicoli. Ci siamo infrattati col tuk-tuk, non riuscivamo più a uscire. Meno male che gli indiani del posto ci hanno dato una mano. Fantastico. E questo solo per iniziare. Ah, vi ho omesso che molto intelligentemente abbiamo messo come posizione di arrivo in Google Maps non nell'albergo, ma Varanasi in generale, e quindi chiaramente Google ci ha mandato dall'altra parte della città. Abbiamo dovuto attraversarla in tuk-tuk ben 2 volte. Sono esausto. Cos'altro, ragazzi? Niente, ho una tannica di benzina in mano. Io non so veramente più cosa sto facendo e cosa sto dicendo. Abbiamo trovato un parcheggio a pagamento e quindi adesso ci stiamo spostando a piedi con i bagagli. Sì, ma lo so cosa pensate, e avete ragione. Avete voluto la bicicletta e adesso pedalate, e sono d'accordo con voi. Anzi, avete voluto il tuk-tuk. Nel frattempo Franci per le strade di Varanasi con un'improbabile coperta. Ecco, last but not least, bisogna passare in vie dove ci sono anche loro. Bene, abbiamo risolto un bel po' di problemi e quindi finalmente possiamo dire: signori, benvenuti nell'incasinatissima Varanasi, che il resto dell'India is nothing. Qui non esiste distinzione tra strada, marciapiede, pedoni, motocicli, risciò, la qualunque, gente che suona da tutte le parti. Io mi chiedo come facciano a sopravvivere, a non esserci un incidente ogni secondo. A quanto pare nel loro casino loro ci si ritrovano perfettamente. Pieno di posti che fanno street food, ma perché ci dobbiamo chiudere in un ristorante? Quindi adesso ce li facciamo tutti. Cominciamo totalmente a caso da questa cosa qua dietro, che dovrebbe essere il latte. Latte con gulab jamun. Gulab jamun. Ok. Latte con roba galleggiante. Dolce, caldo, zuccherato. Buonissimo. Speziato. Molto buono. Forse non è proprio l'ora giusta per berlo. Lo vedrei più la mattina presto quando ti svegli. Molto semplice, ragazzi. Latte caldo allo zafferano. Molto buono. 2 biscottini ci stavano, secondo me. Non vi stiamo dicendo i prezzi di niente, perché come avrete capito, qui non si spende niente. Faremo poi magari un approfondimento nei prossimi giorni su quanto ci è costato in generale questo viaggio. Sapete che cosa sembra questo delirio? Sembra un po' quelle situazioni a casa nostra, tipo quando una squadra vince lo scudetto o l'Italia vince i mondiali. C'è solo una piccolissima leggera differenza, che qua è così tutti i giorni. Mentre invece se vi infrattate nei dedali di viuzze che ci sono all'interno, sembra di essere tipo o a Napoli o a Palermo, anche un po' a Genova. Ve lo fa assaggiare, che carino. Adesso però lo dobbiamo anche prendere. Patata. Patata. Secondo me il signore qua sa il fatto suo. Allora, Franci ha scelto uno di questi, che sembrerebbero fritti, in realtà sono parzialmente fritti, e nel momento in cui il cliente lo sceglie, te lo ributtano nella friggitrice e finiscono la frittura. Adesso poi vi diciamo anche che cosa sono, perché non ne ho idea. Secondo me questo è un peperoncino. È un friggitello. È un friggitello, ma è piccante. Buono, è un piccante fattibile. Che bomba. Oh, ragazzi, gli indiani sanno friggere bene. Che niente da fare. Bene, è il momento di provare queste polpettine di patate. Sembrano molto invitanti. Mi ha chiesto come lo vuoi condito, che salsine vuoi, che spezie vuoi. Siccome non capisco una fava, gli ho detto: zio, mi fido di te, pensaci tu. E quindi sta facendo lui. Ultimo street food della serata. Frittatone di patate. Con rutto libero? No, senza rutto libero. Quello è prerogativa di Giano. Fattibile, con la crosticina. Sì, lo so che sembra un pappone informe, ma se lo mangiate è al suo perché. E niente, siamo diventati amici e ha deciso di farmi un altro piatto. Ultimo assaggino. E mezz'ora che dici ultimo. È mezz'ora che dico che è l'ultimo assaggino, ma questo è veramente l'ultimo, ragazzi. Me l'ha proposto lui e non me la sono sentita di rifiutare. È una zuppetta che lui ha piastrato con delle note croccanti sopra, perché ci sono queste chips panose. C'è il pomodoro ed è molto piacevole. Sembra che stai a Muschio Selvaggio.
Forse siamo arrivati a fine della giornata. Sì, ci siamo fatti un discreto mazzo oggi perché abbiamo fatto un bel tiratone. Abbiamo fatto un sacco di cazzate, il giusto. Ma sono quelle che caratterizzano alla fine questi video. Varanasi sarà da visitare domani, ma per ora con lo street food per me è già un sì. Quindi ragazzi, dai vicoletti della città vecchia di Varanasi è tutto. Ci vediamo domani mattina.